Senti, cos'è che non vorresti mai vedere in TV? Costanza. Scusate, magari non sono abbastanza. C'è qualcosa dietro, però. No, eh. No, 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 no. perché. È stufato, lui. Dei personaggi che monopolizza e abbassa il livello culturale, spacciandolo per televisione, diciamo, decente, invece spazzatura, no? Come si suol dire. Allora, dopo tutto questo discorso, io sto per farti una domanda che può valere da riscossa per tutto quello che hai detto. C'è una nuova TV. Vuoi fare TV? Vabbè, No. Marco, grazie, è stato un piacere. Giulia, cresci bene? Ciao, bellina. Salute. Ciao. Insomma, al canale 26 speriamo di trasmettere, ci saranno anche cinema, film culturale, in prima visione, cioè, dai. adesso uno se ne comprende il DVD per vedere qualcosa di ciò. Giulia. Ah, dopo vabbè, questo è un muciolino, questo è il mucio, poi facciamo le zampette. Aspetta, non è finito Giulia, ti devi aiutare, devi soffiare qua, ok? No, non scoppia, non scoppia. Giuro, guarda, devi. Però a me è una magia, a me non riesce. Forse soffiando te riesce. Dai Giulia, tanti dai, auguri soffia. A te, tanti auguri a te, tanti auguri a Giulia. Soffia, vogliamo provare una Soffio puzzetta? io. Una puzzetta vi è meglio? Sì, ha detto sì. Vai, pronta? Oh, guarda! La puzzetta sì, eh! Detto Giulia, tieni, lo vuoi? Signori, grazie per la disponibilità anche a voi perché sono tosta. Che cosa ti piacerebbe che trasmettesse questa nuova televisione? Boh, uguale, più film d'azione, più thriller, più che ne so, sta roba qua. E tu invece? Beh, cioè, per me è normale così, cioè, dovrebbe trasmettere qualcosa un po' più di giovanile, più roba interessante, tipo, non so, sul mondo dei giovani, cioè, magari proprio discutere dei problemi giovanili o cose varie, tutto questo tipo. Poi anche programmi di intrattenimento, appunto, d'azione, anche qualcosa di abbastanza decente, sì. La vedete la TV, vero? Sì. Sì. E cosa vedete in TV? Cosa vi piace della TV? Un film, oppure video. Cosa non vi piace? Dei film un po' particolari, magari troppo violenti o troppa pubblicità. Uguale, sì. Gemelle proprio voi Sì, due, eh? sorelle. Sorelle. Ah, ho capito, quindi stessa casa, stessa televisione. Cosa non vorreste mai guardare in TV? Questo è importante per noi. Rispondo io. E io non vorrei. È difficile. Allora, l'ultima veramente, poi vanno via perché vanno di fretta. E vorreste fare TV? Sì, perché no? A me piacerebbe, magari, che ne so, fare l'attrice, però qui là, però è un sogno. È un sogno che può diventare realtà perché noi della Overlook TV cerchiamo persone, proprio carne umana che si presenti là. Io voglio fare l'attrice, io voglio pulire per terra, io voglio. Ragazzi, via Gaetano Mazzoni 47, c'è un cinema che si chiama Overlook Cinema. A Monte Spaccato abitate, grandi Andrea. Sara. Silvia. E niente, Sofia, venite a trovarci perché sta nascendo dal prossimo mese. Inizieremo a trasmettere sia queste interviste sia altre cose. Ci stiamo allargando piano piano, piano piano, venite, eh? Venite a trovarci. Grazie. È comodo? Benissimo. Vero? Allora, signora, noi siamo di una TV nuova, giovane, si Bene. chiama Overlook TV e da maggio inizierà le sue trasmissioni. E stiamo cercando di capire dalle persone che vivono in strada e se vedono la TV, se la guardano, se c'è qualcosa che le piace o che non le piace, via e via.
Per esempio? Vuole sapere da me quello che mi piace? Magari. Io guardo la TV, dei programmi mi piacciono di più, dei programmi mi piacciono di meno. Sono pochi quelli che mi piacciono. E poi? E poi cos'è che non le piace, per esempio? Non mi piace il Grande Fratello. Non mi piace la trasmissione che fa la De Filippi all'ora di pranzo. Non mi ricordo come si chiama, com'è? Amici. Non mi piace... parecchio non mi piace. Salutiamo la signora, salve. L'amore. Ma l'amore in TV, l'amore in TV. In TV non mi piace, no. È capace. Cosa non vorrebbe mai guardare in TV? Non vorrei mai guardare le cose negative, che non vediamo solo quelle, dalla mattina alla sera ci fanno vedere tutte le cose tristi che succedono, mai le cose allegre, tutte cattive notizie. Mi piacciono delle trasmissioni, mi piace Costanzo, mi piace Porta a Porta, mi piacciono tante trasmissioni. Senti, posso farti una domanda? Noi siamo di una nuova televisione, Overlook TV. E vorremmo sapere cosa vuole la gente dalla televisione. Che cosa ti piacerebbe vedere? Il sesso. Che? Ah. È la verità. E nella televisione normale non si vede? Solo. Ok. Sì. E quindi come come potremmo soddisfare la tua richiesta? Non lo so, guarda. È ignorante, ci manca. Vedo. Andrea, ci sei? Sì, mi dicono dalla regia che il soggetto risponde poco, quindi bisognerebbe farlo parlare un po' di più. Sì, è occupato. È occupato, te lo tengo io. Già. Com'è? Meglio il gelato o la televisione? Questa è una grande domanda. Meglio la televisione. Meglio la televisione, ma tu quindi la guardi spesso? Diciamo di sì. Si sta scegliendo. Lo leggo io. Buttare. Ma com'è buttare? Dai. Cerchiamo volti, tu vuoi fare TV? Vuoi andare in televisione? Insomma. Perché io vedo i sette nani. Tu vedi i sette nani e vorresti fare uno dei sette nani? Quale sette nano vuoi essere? Brontolo. Brontolo! Perché brontola sempre, vero? E allora ti aspettiamo, guarda, vieni a trovarci al cinema Overlook, in via Gaetano Mazzoni 47, e noi siamo ospitati lì. Siamo della Overlook TV e ci vedremo a maggio. Sono d'accordo. È quella di Zoro. Samuel il mio. Che cosa ti piace della televisione? In particolar modo nulla. Perfetto, e quindi cosa non ti piace? Diciamo l'eccessivo realismo di scene abbastanza violento, comunque sia dell'estrema inutilità di alcuni programmi televisivi, mentre adoro quelli di musica o comunque sia di attualità come Porta a Porta, ad esempio. Noi siamo una nuova televisione, abbiamo bisogno di consigli. E che consiglio ci vuoi dare? Ti consiglio di essere il più possibile te stessa in tutto ciò che comunque cerchi, qualsiasi argomentazione cerchi di trattare. Senti, ma ti piacerebbe fare televisione? Quando ero piccola da morire. E adesso? Adesso mi rendo conto che non potrei presentare nulla, perché fondamentalmente ho un carattere che non mi permette di farlo.